Non scrivere su Facebook! La bici! La bici! Quando ho pensato di fare questo video, di tutte le volte che mi hanno picchiato, non mi andava di fare un semplice best of con clip messi a caso, con mi hanno picchiato, ma volevo fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. Però non mi aspettavo di fare un video a meno 4 al parco, ecco. Quindi ho detto, perché non fare un video dove, oltre a far vedere le volte in cui mi hanno messo le mani addosso, non racconto anche cosa è successo prima e dopo dello scherzo. Insomma, tutte le robe che voi non sapete e che non avete visto, perché in questi anni ho letto nei commenti le peggiori teorie, che in realtà e molte volte io rido perché sono abbastanza infondate. Prima volta che mi hanno messo le mani addosso, e anzi intorno al collo, è stato durante un firmacopie di Alberico. Lui qualche giorno prima aveva detto via social: ragazzi, non baciatemi, non azzardatevi a fare queste cose, altrimenti vedrete, perché una ragazza, se non sbaglio, aveva provato a baciarlo. Quindi io volevo vedere, no, dove sarebbe arrivato. Sono andato lì e l'ho baciato. No! Sì! No! Sì! Ti è piaciuto sto giro? Non scrivere su Facebook! Una delle scene più divertenti dove mi hanno picchiato è senza ombra di dubbio Fortnite sulla gente, episodio 2. Perché la gag era anche in questo caso abbastanza semplice, ovvero mi avvicina un tipo che si sta allenando, fingo di rubargli la bici per andare in safe zone. Quindi una volta alzato gli avrei detto: bro, andiamo insieme. Invece in questo caso non ho avuto neanche il tempo di spiegargli la situazione, che ha iniziato a prendermi a calci. A quel punto io cosa potevo fare o dire? Gli faccio: bro, stai glitchando, no? E lui si è innervosito ancora di più, e quando poi gli ho detto che era uno scherzo ha fatto un gestaccio al pubblico a casa. E io credo sia una delle scene più magiche di sempre. Oh, che c'è? La bici ma sto andando nella safe zone, Bro, è uno scherzo, bro, è una candy camera, è un videogioco, una candy camera. T'ammazzo di botte! No, stai buggando, secondo me, calma! Bro, uno scherzo, ma che. Si prova un cazzo! È una candy camera! T'ammazzo! Vai via! Vattene via! Vai via! Calmo! Vai via! Uno degli scherzi dove ho rischiato un po' di più, dove mi sono fatto davvero male, è stato lo scherzo alla Ferrari. Di per sé lo scherzo era abbastanza semplice, ovvero andare con una tanica di benzina però con l'acqua dentro e fingere di dar fuoco a una Ferrari con la scusa di volerla a rosso fuoco. Il problema è che la situazione è completamente andata in degenero quando gli ho detto che era uno scherzo, perché durante lo scherzo loro erano abbastanza allarmati, quindi stavano distanti, si guardavano un po' così impauriti. Quando gli ho detto che era uno scherzo, lì il tipo ha preso coraggio, perché ha detto: allora questo non è un pazzo, sta facendo lo scemo. E mi ha aggredito. Nella clip non si vede bene, ma avete presente quando Donkey Kong prendeva i barili e li tirava a Super Mario? Ecco, lui ha preso un bidone di ferro, alluminio, e me l'ha dato di taglio qua sulle costole, ma fortissimo. Io poi la sera sono andato all'ospedale e ho tuttora delle costole inclinate. Ma lì la situazione è andata talmente in degenero che io generalmente, quando le persone si arrabbiano, dico: è uno scherzo, gli spiego il canale, gli chiedo l'autorizzazione, non è che posso pubblicare le persone senza la loro autorizzazione. Poi era impossibile, perché più io provavo a spiegargli e più il tipo andava di testa, no? E al che ha detto: tenetemelo fermo, io lo accoltello. A quel punto io ho preso malissimo e ho detto: boh, me ne vado via. Corro via, vado a casa, passeranno sino 2 ore e mi arriva una mail di diffida da parte dell'avvocato della Ferrari, in cui mi diceva di non pubblicare il video, che nessuno doveva sapere niente di quella storia. Solo che poi il giorno dopo tutti i maggiori quotidiani ne parlavano e mi descrivevano come un pazzo, come un maniaco con il passamontagna che ci ha provato con la commessa. Allora io, per tutelarmi, ho pubblicato il video e poi siamo finiti in tribunale. Ciao, visto che ne avete tante, se ne può provare una.
parlare con un consulente. Piacere, Kevin. Ti do la sinistra anche se non si fa, solo che ho fatto la diarrea prima. Volevo sapere, si può provare quella volendo? No, non facciamo fare test drive abitualmente, solo dopo il contratto. Cioè, comprare e poi provare. Ok, e non c'è tipo, io volevo rosso fuoco. Ma proprio questa, proprio questa qua. Ah. Quindi, no. Ciao. Figurati, ciao. Puoi dire a lui che visto che non posso averla, me la faccio io rosso fuoco? Cosa? Me la faccio rosso fuoco? Cosa fa? Oh! Si agevoli. No! Dai, però. È un prank, è uno scherzo. Vai, ho fatto duro. Ma non ti ha dato quel bidone? È uno scherzo! È uno scherzo. Si agevoli fuori, tra un minuto ci spacco la testa. È uno scherzo, zio. È uno scherzo, zio. Aia. Molte volte mi dicono, Kevin, ma non sai fare gli scherzi perché le vittime non sempre ridono. Sei troppo aggressivo, non sei capace, no? Tante volte leggo queste cose qua, molti creator lo ripetono in massa. E molti dicono che sono forse io un pazzo, uno squilibrato, un ritardo mentale. In realtà tutte queste cose qua mi rendono felice, no? Perché significa che riesco a dare un senso e vita al personaggio che voglio creare, perché non è che nella vita reale io sono Kevin Believe, nella vita reale io sono un altro Kevin, quello è un personaggio. E quello che non sanno è che a Kevin Believe piace istigare le persone, quindi a volte penso, ma se una persona, no, con dei problemi va e provoca una persona sconosciuta, cosa potrebbe mai accadere? Ed è quello che faccio io con i miei video. Un chiarissimo esempio, il video Scorregge sulla gente parte 3, dove c'era questa persona seduta e relax, bella rilassata, che pensava, mi godo questi 5 minuti, nessuno può dirmi niente, e io sono andato a scorreggiargli vicino e l'ho fatto tante volte. La cosa che mi ha fatto davvero tanto ridere in questa clip, che alla fine di tutto lui prova a darmi un pugno in faccia, si arrabbia, quando vado via scorreggio, e credo che lì sia stata la ciliegina sulla torta di questa scena. Tra il ping pong e la giustizia dei bambini. Sono di fianco a uno che ha appena scorreggiato, tra l'altro. Cioè, maleducatissimo. Mi vedi? Ti aspetto, bro. E a scorreggiare un'altra parte, non qua dietro di me. Mi dicevi, signor ragazzo, non ti voglio, voglio stare solo. Signor ragazzo, un paio di coglioni, te lo puoi anche andare adesso. Che stai prendendo? Ma mi hai capito? Una schiaffi? Ma cos'è che ho fatto? Ah? Cioè, boh. Vedi andare via, va. Vedi andare via. Vedi andare via. Di qua o di là? Dove cazzo vuoi? Basta che te ne vai di qua. Vai a scorreggiare a casa tua. Guarda che te ne tiro uno, se no la finisci. Ma perché insultare così? Sei un coglione, sei. Abbia meno rispetto di uno un po' più grande di te. No, chiedo scusa. Cioè, te ne devi andare di qua. Chiedo scusa perché ho mal di pancia. Hai mal di pancia, non vieni a scorreggiare in faccia a me. Scusa. Vai a scorreggiare un altro. Oh, te ne vuoi andare o no? E non è colpa mia se ho mal di pancia. Vai a scorreggiare a largo, non vieni a scorreggiare davanti a me. Si dice che a Natale si è tutti più buoni. Non è stato il caso del video fare pipì sulla gente a Natale, perché io praticamente con la bottiglietta d'acqua fingevo di fare pipì, quando poi la vittima si girava chiedevo scusa e poi dopo mostravo la bottiglietta d'acqua per fargli vedere la trollata, insomma, quindi uno scherzo semplicissimo. In questo caso sono andato su un furgone di un corriere fingendo di fare pipì, non ci ha pensato due volte, ha preso, mi ha lanciato dal furgone, io perdo l'equilibrio. E quando si avvicina io volevo tipo dirgli niente regali, ti sei comportato male, e mi ha dato un pugno proprio qua. E io poi non ho fatto più le riprese quel giorno perché ho avuto un male alla cervicale incredibile. Poi quando sono andato a dirgli che era uno scherzo, lui se n'è fregato, non mi interessa, qua. Generalmente dico no, stoppa, no, mi fai perdere il posto, ti prego, cancella, non ti do l'autorizzazione. Invece lui se n'è fregato, ha caricato e è andato via e mi ha lasciato lì. La magia del Natale. Oh, bing bong bang. Ma aia! Oh! Che cazzo fa? Ma pensavo fosse... Che cazzo fa? Ma però è uno scherzo. Perché non te ne vai? È una candy camera. Ma devi andare a pisciare lì. È una candy camera, è acqua.
Era una candy camera. C'è il microfono. Non ho capito. Ah, mi hai picchiato per uno scherzo. Aia. Perché se tu becchi uno che piscia sul tuo furgone. Pensavo. Allora vai. Chiedessi prima informazioni. No, non chiedo vedi... informazioni. Ho un microfono qua. Puoi avere quello che vuoi. No. Ah. Che pugno in testa che ho preso. Una scena che adoro e senza ombra di dubbio l'edicolante del prank su Skibidi. Praticamente la gag consisteva nell'andare in edicola, comprare un giornale e sfondarlo con la scusa di Skibidi, quindi col balletto spaccavi tutto. Quando l'ho fatto, questo tipo si è proprio ha sbiellato, mi ha sbattuto fuori, mi ha dato un calcio se non sbaglio, e quando mi fa tu adesso me lo paghi il giornale, arrabbiato, io gli faccio certo. Quando gliel'ho pagato la sua espressione è stata impagabile, perché rimane lì, fa ah ok, io ne ho comprato un altro e gliel'ho rotto davanti, al che lui ha visto che comunque glieli pagavo i giornali e boh, niente, io mi ha fatto ridere il suo cambio di comportamento quando gli ho pagato il giornale. Bellissimo. È uscita la nuova canzone Skibidi. Che bello. Perché? Vai via. Ma stavo. Stavi cosa? No. Stavi cosa? Stavo cantando. Stavi no, il giornale, no. Bastardo. E ma ne devo comprare vai un fuori. Altro. Ma ne devo comprare vai un via. Altro. Tu compri un cazzo o non compri? Ma devo comprare un altro adesso. Ma guarda te che pezzo di merda. Devo comprare un altro. Adesso mi paghi anche questo. Eh certo. C'era la canzone, fa il balletto, scusa. Allora prenditi il giornale e paghi il giornale. Subito, signore. Papà. Anche l'altro, grazie mille. Ma anche questo, gli operai cantano Skibidi. Pa pa pa. Skibidi pa 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 pa. Ok, no, mi serviva solo l'inserto di Skibidi. Ok. Ora vai. Grazie mille. Un'altra volta dove ho rischiato tantissimo e secondo me anche la vita è stato quando ho fatto il video fingere di rubare le gomme delle macchine. Praticamente io avevo un mio copertone, una mia gomma, l'avvicinavo a una macchina, poi fingevo di rubarla quando arrivava il proprietario. E tra me e me dicevo, comunque il video secondo me non può funzionare, perché chi è che ci casca? Vede un tipo con la gomma, la propria macchina con la gomma, boh, finisce, non ci casca nessuno. Invece quello scherzo poi è quasi degenerato, perché il titolare di una concessionaria mi ha preso a calci e mi ha fatto troppo ridere, perché vedeva che la sua macchina aveva ancora la gomma. Io avevo la mia in mano, quindi non mancava la gomma, e continuavo a dire dammi la gomma, ridammi la gomma, posala. Cioè, non vedi che è la mia, cioè la tua gomma c'è. E mi ha preso a calci. Dalla macchina. Perché? Non posso? Mi serve? Ho preso una gomma. Ma sei fuori, ma prendi la gomma dalla macchina. Non posso? Nostra. Ma che cazzo fai? No. Molla sta gomma. No, è mia. Ma che cazzo dici? Ma cosa stai dicendo? Dai, bro. Che cazzo stai dicendo? Bro, è mio. Che cazzo bro. Stai dicendo? Bro. Oh. Bro, bro. Ma sei scemo? Ti vuoi portare la gomma di è uno scherzo. Ma che cazzo di scherzo? Metti giù. No, è mia, è mia. Ma che cazzo scherzo. Fai uno scherzo? Ma vuoi le botte di ma sei stupido? No. È uno scherzo. No, è mia questa. Mentre la seconda persona ha visto che la sua gomma era lì presente, ha visto la mia e ha preso l'attrezzo che usavo per smontare le gomme e mi ha minacciato di spaccarmelo in testa, è assurdo. Ho preso la gomma. Dove l'hai presa sta gomma? No! È uno scherzo, è là, seduto. È un prank. Come ti dici quando ho questa roba in macchina? Mi piace un casino, la tocca. Come dico, è uno scherzo, giuro. Hai svitata? No, no, è uno scherzo! Come faccio a svitarla con questa? Un video dove mi hanno fatto abbastanza male è stato quando ho fatto uno scherzo al mio amico, dove ho finto il mio delitto, no? Quindi ho messo la casa sotto sopra fingendo botte, un furto. Ho messo dei jeans belli gonfi che simulassero la mia persona distesa a terra e io poi ho provato ad attaccarlo alle spalle. Il problema è che lui si è difeso bene, mi ha cappottato e mi ha fatto sbattere la testa a terra e niente, dopo mi sono messo il ghiaccio, però mi ha fatto male, male, male. Aia, mi stai facendo male! Oh!
tra le categorie delle persone che mi hanno picchiato, almeno ci hanno provato, rientrano anche i picchiatori teneri, dico io, nel senso quelli che sono infastiditi, vogliono picchiarti però allo stesso tempo non vogliono picchiarti, quindi vanno tendono ad andare via però ti colpiscono nel mentre. Questo è il caso del primo episodio di Scorregge sulla gente, dove c'era un tenero signore che mangiava il gelato e io non ho fatto altro che fargli una scorreggia vicino. È stato incredibile. Che cazzo vuoi? Testa di cazzo. Coglione. Se da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e anche da grandi prank derivano grandi insegnamenti, no? Come il video che ho fatto Spider-Man sulla gente. Praticamente l'obiettivo era quello di fingermi Spider-Man e smascherare i cattivi nella vita reale. Quindi c'era chi non pagava il biglietto del bus. E in questo caso c'è stata una coppia che si stava limonando al parco. Quindi io con i miei sensi di ragno li ho visti e ho detto: guardate che non si può fare queste cose al parco. Ho fatto un po' di capriole e la tipa con l'ormone schizzato a palla ha provato a darmi dei calci, dei pugni, però il bene ha trionfato. Sapete che queste cose non si fanno al parco davanti a tutti? Non si fanno queste cose al parco così davanti a tutti, ci sono anche dei bambini. Non dici niente? Non è un buon esempio, non si può fare al parco. Io sono Spider-Man e quindi porto l'educazione. Ti guardi male? Un po' di acqua rivela. Chi pensi che mi riferisce così? Voi ditemi, non la facciamo più e me ne vado. E sempre nello scherzo di Spider-Man ho visto anche che un tipo stava frequentando la mia ragazza Mary Jane e quindi sono intervenuto e lui un po' aggressivo mi ha spinto. E in questa clip si può vedere benissimo come cambiano le persone quando gli dici che è uno scherzo, perché da che era la persona più arrabbiata del mondo all'improvviso fa: ma io lo sapevo che era uno scherzo. Ogni volta tutti sanno che era uno scherzo, ogni volta a saperlo ti avrei picchiato, e però non lo fanno quasi mai, e meno male da una parte. Cosa sei? Cosa vuoi? Io voglio la mia ragazza. Faccio ridere? Molto. Allora, o te ne vai o te ne prendi tante. Vai, te e tuo Spider-Man di merda. Dammi la mia ragazza. Ma chi cazzo è la tua ragazza? Non è lei, coglione. Come no? È Mary Jane. La so riconoscere. La so riconoscere Mary Jane. Vai a fare la stronzata da un'altra parte. Perché? Perché te ne prendi tante, vai. Ma pensi di farti essere divertente? Cosa? Divertente? È una candid. Non me ne frega un cazzo che l'hai candid. Lasciate camera. Però porca puttana. Se venite, devo essere di nuovo. Una categoria di persone che amo quando faccio gli scherzi sono senza ombra di dubbio i fidanzati, perché generalmente il ragazzo tende a farsi vedere un leone, no? un gladiatore per difendere la propria ragazza. E quindi generalmente impazziscono, ma allo stesso tempo rientrano nella categoria dei picchiatori timidi. Quindi potrei farvi mille esempi, però voglio prendere schiuma spray sulla gente, dove ho spruzzato questa persona con della schiuma spray che ovviamente non macchia, e lui in preda a togliermi questa bomboletta voleva picchiarmi, però allo stesso tempo, essendo timido, fa: forse qua è meglio non picchiarlo. Ha provato a farmi uno sgambetto degno di Mortal Kombat e niente, io in queste situazioni mi esalto un sacco. No, no, è mia. Ma bravo, è questo. All'improvviso no, ecco, dal davanti. Spero che in questo video in cui vi ho mostrato un po' tutte queste gag, le volte in cui mi hanno picchiato, vi sia piaciuto, e spero di farne un altro tra 5 anni con un sacco di clip. E dico spero di farlo, perché se non lo faccio è perché mi hanno dato il colpo di grazia, e speriamo di no.